Salve ragazzi, rieccoci. Allora, volevo parlare un po' di questo scandalo che è successo di Infront, eccetera, eccetera, no? Tutte le persone più oneste del calcio, no? Allora, la mia opinione in merito sapete qual è? Ve ne dico una proprio che fila la pensano in tanti, l'ho letto anche oggi su Facebook. Oggi su Facebook c'era uno praticamente che ha detto: ma secondo me lo sapete ragazzi, secondo me hanno incastrato Benemoji. Perché veramente dava fastidio ai poteri forti del calcio, l'hanno fatto fuori, hanno fatto credere che il calcio fosse pulito, invece il calcio è molto più sporco di prima. Beh, questa tesi di quel ragazzo è una tesi che io condivido in pieno. Hanno fatto passare Moggi come il potente, dove ovviamente no, di potenti ce n'erano altri, altre telefonate ce n'erano, no, magari quella di Meani, dove Meani dice: a Rodomonti ci faccio fare i capelli in Svizzera da 20.000 euro in Svizzera, poi ho fatto dare 7 da Cecere, ti ho fatto dare 7 da Cecere. Questo vuol dire controllare i giornali, dove Meani dice precisamente: io ho detto a Cecere, tu devi dare 7 a Rodomonti. Questo è un illecito sportivo. Questo è un illecito sportivo. E Meani fa dei reati molto peggiori di quelli di Facchetti. Meani fa dei reati pe non peggiori di quelli di Moggi, neanche paragonabili alle telefonate di Moggi e telefonate di Meani. Sono state scartate volontariamente queste telefonate perché chiunque voleva fare un'indagine corretta, diciamo che se la Juventus fosse andata in B e non ci doveva andare in B, magari. Proprio se vogliamo fare i pignoli, toglievamo qualche punticino in classifica con un articolo 1. Se vogliamo, il Milan sarebbe andato in C o sarebbe fallito, ma il Milan di esperienze di Serie B o di truffa ne ha molte più della Juventus, dato che nel 1980 Scommessopoli, la prima Scommessopoli, è stata indagata principalmente in quelli del Milan, no? Ve la ricordate tutti. Lì c'erano partite veramente truccate, lì è stato provato che c'erano partite truccate, quindi mi è andato giustamente in B. Nel processo Calciopoli non è stato dimostrato un cazzo, perché infatti i giudici hanno respinto il ricorso di Lecce, Brescia e un'altra squadra, che non mi ricordo, altre due squadre che non mi ricordo chi erano, perché dicevano: beh, allora se le partite sono state pilotate, che allora... Noi siamo retrocessi, non dovevamo retrocedere. E i giudici hanno detto: calma, noi respingiamo i ricorsi perché nessuna partita del campionato è stata dichiarata alterata. Quindi è inutile che dite le cazzate. Moggi non è stato assolto, ma per noi della Juventus è stato assolto di fatto da questo processo. Adesso ne ha altri di processi, ma il nuovo processo che conterà di più. E che Moggi si farà giudicare, e non tutti lo fanno, a Strasburgo, quello conterà. Se gli toglieranno la radiazione significa veramente che Calciopoli è stata veramente tutta una farsa. E ragazzi, io non so come farò nel prossimo video, nel prossimo video dopo questo, metterò la telefonata di Baldini e Mazzini, no? Non so se la registrerò, non so se la caricherò perché l'ho scaricata. E adesso vedrò un po' come fare. Vedrò un po' come fare. Non ho altro da dirvi, ragazzi. Questo scandalo che è successo questi giorni che ha coinvolto Lotito, guarda caso, Galliani, guarda caso, Preziosi, guarda caso, e Paparesta. Paparesta mi ha stupito che sia coinvolto. Però diciamo che alla fine non gli faranno un cazzo a nessuno. Ecco, questo volevo dirvi, ragazzi. Andrà a finire così. Quindi ci rivediamo nel prossimo video e vi voglio numerosi qui. Vi voglio numerosi in questo video. Voglio che scriviate tutti, Juventini e non, perché adesso finché uno chiacchiera è un conto, ma quando vi metto la telefonata nel video cambia tutto. Ok? Ciao ragazzi, forza Juve.